Così possiamo cominciare. Usare le vostre Perfetto. Giacche. Se non vi fermate. Tra poco grazie. Arriveranno gli attori. E comincerà lo spettacolo. Ecco sì, se volete magari sedervi un po' da questa parte. Voi che siete tutti qua, se vi sedete là vedete molto meglio, riusciamo a fare tutto meglio, grazie. Così quando arrivano gli attori possiamo cominciare. Spostatevi pure lì nelle prime file, grazie. Bene. Chi è qua? Chi Voi è qua nelle rimanere, prime file può rimanere, rimanete naturalmente. Voi rimanete lì, si spostano Bene. Loro. Mettetevi anche in seconda fila, perché da lì vedete peggio, io ve lo dico. Ragazzi, ragazzi, spostatevi a sedere là. Qua vedete male, vedete tutto di profilo. Bene, se siamo pronti, allora facciamo Possiamo la presentazione. Sì. Chiamiamo gli attori. Chiamiamo gli attori. E cominciamo. Chiudete le bocche. Sì, sì. Sì, sì, stiamo cominciando. Perfetto. Allora, buono spettacolo a tutti. Bene, grazie. Devono arrivare da qua. Devono. Devono arrivare dalla dietro. Devono soltanto no, adesso, un momento. Adesso arriveranno. Arrivano. Dovrebbero arrivare gli attori. Solo, vabbè. Guarda dietro. Ho già guardato. Non ci sono. Non ci sono. Allora noi cominciamo con una canzone. Sì. Nel frattempo, mentre aspettiamo che arrivino gli attori. Però perché sedetevi, perché quando, sennò quando sono in ritardo facciamo sempre una canzone. La poi cantiamo. Arrivano gli attori. No, perché mi hanno detto che andavano al parco. Al parco. Hanno detto che andavano un attimo al parco. Vabbè, noi allora cominciamo con questa canzone. Facciamo una canzone. E li aspettiamo. Gigetta, ti puoi sedere? Vai. Allora, ci siamo? Sì. No, io ho appena imparato ieri a suonare la chitarra, so fare già 3 accordi, do, re, mi. Fatemi un applauso di incoraggiamento. Grazie, sono emozionato. Vorrei una palla un po' rotonda per poi giocarci fino a notte fonda. Vorrei una Barbie un poco bionda per poi gettarmi con lei nella mia onda. Vorrei un giocattolo un po' così. Lo chiedo all'albero, magari dice sì. Vorrei un giocattolo un po' cos'ha. Lo chiedo all'albero, magari lui ce l'ha. Vorrei un trattore molto gigante con un motore ed un gancio luccicante. Vorrei un mostro sauro che si mangiasse anche il mio compagno Mauro. Vorrei un giocattolo un po' così. Lo chiedo all'albero, magari dice sì. Vorrei un giocattolo un po' cos'ha. Lo chiedo all'albero, magari lui ce l'ha. Sì, grazie. Ce la siamo l'ho fatta, sono arrivato fino alla fine della canzone. Bravo. Questa volta. Meno male, anche perché gli attori non sono ancora qui, sembra si siano fermati al parco, ma sì, un momento sono andati al parco, sai che so una storia sul parco? Sul parco? Sì, so una storia sul parco, ma non la racconto. Sì, no, raccontacela mentre aspettiamo. La racconto. Sì. Sì, no, sì, io dico sì. Sì. Sì, io sono d'accordo con loro. Loro no, loro sì. Va bene, la racconto, ma un pezzettino. No? Va bene. Che praticamente iniziava in un parco, pensa un po'. Ma con le panchine. Sì, con le panchine, gli alberi, con gli alberi, le pozzanghere. Avete mai visto un parco? Conoscete i parchi? No, non escono mai di casa, stanno sempre davanti alla televisione. Casa non conoscono i parchi, allora glielo spieghiamo noi come è fatto. Ah. Scusate, ogni tanto si blocca. Un parco. Allora, c'era un bambino che tornava da scuola. Sì. Un bambino che era più o meno... Era fatto più o meno... Era? Era fatto... Aspetta, scusa, alzati un attimo. Fammelo vedere. Alzati un attimo. Vieni per su. Vieni una. No, che c'era un bambino che era fatto proprio così. Così alto così, largo così, con i capelli così, con le orecchie così.
E si chiamava? E si chiamava Alberto anche. Come hai fatto a indovinarlo? Bravissimo. Ma da solo girava per il parco Alberto? No. Ah. No, aveva... c'era anche sua sorella. Ah. C'era sua... Ma sua sorella è quella lì, fatta così? È quella fatta... Ma vieni un po'. Guarda. Vieni un po', lascia tutto lì. Ah, ma sei tu sua sorella. Ma è uguale, uguale, ah, guarda. Uguale. Lei era la sorella più piccola. Sì. Le altre erano 2 metri. E allora loro andavano a casa, tornavano a casa da scuola, attraversando il parco, erano fratello e sorella, infatti si tenevano per mano. Non c'è il veleno sulla mano, si tenevano per mano e camminavano, sì, ma non avanti che poi cascate dal palcoscenico, camminavano sul posto, così, cammina e andavano nel parco, no? Venite un po' in qua, ecco, un po' in qua così, attraversavano le pozzanghere e poi evitavano gli alberi. E poi andavano per tutti i sentierini, fino a quando a un certo punto arrivano davanti a uno stranissimo albero. Ciao, perché mi guardate così? Beh, sono un albero che parla. Voi non parlate? Ah, e come vi chiamate? Alberto. Alberto? Dacia. Bene. Dato che ho molta sete, visto il sole che sta facendo in questi ultimi giorni, Dacia, gentilmente, mi vai a prendere un po' d'acqua? Lì, a quella fontanella, sì? Con cosa l'hai presa quest'acqua? Vabbè, con quel che aveva... Un bicchiere, qualcosa, le mani? Ah, un bicchiere, perfetto. Versamela pure. Ma non addosso! Sulle radici, gli alberi bevono dalle radici. Che fresca, ancora. Alberto, intanto, gentilmente, dato che ho un po' fame, mi prenderesti un po' di concime là in quell'angolo? Alberto, scusa, vieni qua. Ma grazie, Dacia, basta, ho bevuto a sufficienza. E sai cos'è il concime? Sì. Cioè? Sì, è una cosa che serve per far crescere le piante. Quindi nel parco è la cacca dei cani. Vai a prendermene un po'. Deve essere passato un San Bernardo. Ci è andata bene oggi. Ma non con le mani, Alberto. Prendi. Vabbè, poi te le laverai. Grazie. Sulle radici. Grazie. Vatti a lavare le mani. Veloce, fila, dai. Ah, Dacia e Alberto, siete stati così gentili che vi farò dei regali, perché io sono l'albero dei regali. Tu che cosa vuoi? Una bambola. Una bambola, eccola qua, proprio come piace a te. E tu, Alberto? Un videogioco. Ma questo? Perfetto, grazie e tornate a trovarmi. Ciao. Ciao. Ed è così che se ne stanno già andando dal palcoscenico. Ed è così che i due bambini, Alberto e Dacia, tornano a casa con un regalo per ciascuno. Ma dove sono Alberto e Dacia? Li abbiamo persi. Li abbiamo persi. Prendiamoli, sì. Guarda, prendiamo, c'è Alberto. Guarda, aspetta. Vieni. Che io trovo. Sali su. Guarda qui c'è Dacia. Guardala lì. Fai un salto, eccolo. Alberto e Dacia, che si tenevano sempre per mano, perché erano fratello e per mano. Hanno litigato perché volevano scambiarsi i regali. Vanno a casa dalla loro cara e bellissima mammina. Venite. Mamma, dove sei? Aspetta, devi suonare il campanello. Suonate. Chi è? Oh, finalmente! Erano 2 ore che aspettavo. Aspettate che vengo ad aprirvi. Un attimo, che sapete che devo... Un attimo che c'è la seconda porta. No, perché c'è i ladri in giro.
eccovi, finalmente venite qua. Venite a salutare la vostra mamma, uno di qua e l'altra di là. Datemi un bacino. Vabbè, datemi la mano allora. Ecco, sedetevi giù qua, vicino alla mamma, perché siete arrivati così in ritardo? Abbiamo incontrato un albero che parlava. Che cosa avete incontrato? Un albero che parlava. Ah, ho capito, tu hai sempre una fantasia qui dentro, un albero... No, ma puzzate da far schifo, No. No, ma dove vi siete andati? No, ma questo odore, fai sentire le mani. Ma che schifezza. Ma hai messo le mani nella cacca? Ma io vi educo. Io vi educo tutto il giorno e poi tu vai, metti le mani nella cacca, siete andati nel parco. Sì. Dalia, anche tu puzzi. Tu che sei sempre così pulita. Che cosa hai dietro la schiena? Fai vedere. Cosa tieni dietro la schiena? No, no, tieni qualcosa dietro la schiena. Guarda, va. Un videogioco. No, tu hai un videogioco, è bello. Questo è il videogioco uguale a quello che aveva il tuo compagno Mauro, E che tu lo volevi, ti ho detto no, non te lo compro che costa troppo. Gliel'hai rubato. Ho un figlio ladro. Meno. E questa bambola che cos'è? E questa bambola che cos'è? Questa bambola eri davanti alla vetrina e hai cominciato a dire guarda, voglio quella bambola. Io ti ho detto costa troppo, non te la compro, hai fatto i capricci, adesso l'hai rubata anche tu. Ho due figli ladri. Perché avete rubato? Perché abbiamo incontrato un albero che parlava. Avete incontrato un albero che parlava di nuovo, insiste. E quindi questo albero che parlava magari vi ha dato anche questi regali, Esatto. Esatto, è certo. Ve l'ha dati l'albero? Sì. Ah, scusate se ho dubitato di voi. Datemi la mano. Alziamoci in piedi. No, perché sapete, a me i figli bugiardi non mi piacciono. In camera, senza cena. E così Alberto e Dacia, grazie, tornate pure a posto. Aspetta che gli apro la porta. Ecco, grazie. Anche a te. Non sono stati chiusi in camera dalla mamma, ma fortunatamente. Abitavano abbastanza in basso, in quel palazzo. Al così, primo piano? No, anche più giù. A quello lì, al mezzo piano. Mm? Sì, e c'era proprio una finestra con un davanzale. E Dacia e Alberto mancano Dacia e Alberto. Prendiamo Dacia e Alberto. Dov'è Dacia? Ho trovato Dacia. Io ho trovato Alberto. Guardala lì. Vieni. Ho trovato Dacia. Guardala. Dacia e Alberto. Ma all'inizio non era un po' più alto? Sì, mi sembra di sì. Deve essersi un po' abbassato. Salgono sulle sedie. E immaginano che non sono di sedie, essere... ma è un davanzale di una finestra che fortunatamente è abbastanza in basso. Stanno cercando un modo per tornare al parco e così dimostrare alla mamma che l'albero dei regali esiste, ma non sanno come fare a scendere. Fortunatamente, proprio in quel momento, sotto la loro finestra... Lindlong! Scale, scalette! Per scappare giù dalle finestre strette! Ma no, non è questo! No. Fortunatamente, proprio in quel momento, stava passando sotto... Corde la loro... cordicelle per calarsi dalle finestrelle! Ma no! Stava passando sotto la loro finestra... Ascensori portatili! Ma che ascensori portatili? Stava passando un'astutissima ladra! Che aveva deciso di rubare proprio nel loro palazzo. E si preparava a prendere le sue ventose, che però quel giorno aveva dimenticato a casa. Adesso come faccio a salire? Ma cosa fate voi lì, bambini? Fuggite. Per andare dove? Al parco. Al parco.
ma forse ho la soluzione. Io vi aiuto a scappare dalla finestra e voi aiutate me a rubacchiare qualche cosa. Allora, che cosa mi dai, Dacia? Quel televisore enorme, 60 miliardi di pollici che c'è lì? Va bene. Va bene? Che bello, vai, butta dentro. Non tu, tu sali su. Aspetta. Perché tu scendi dopo, questo televisore mio. Aspetta. Alberto, tu che cosa mi dai? Quelle videocamere che anche solo una vale almeno 10.000 euro? Grazie, poi dopo le prendo, eh. Ah, ah già, vi devo aiutare. Vieni, salta giù. Olè, anche tu. Olè, grazie, non avevo mai trovato dei bambini così generosi. Mi avete praticamente regalato tutto quanto il salone del libro. Grazie, grazie, grazie. Ma siete voi i proprietari? Siamo poi sicuri che mi potete dare questa roba? Grazie. E i due bambini? No, chi c'era? A nessuno. No, a me è sembrato di vedere un ladro che scappava, no? E come avete fatto a scendere? Non lo voglio sapere. Il fatto è che Alberto e Dacia riescono a scendere e a quel punto si incamminano verso il parco. Verso il parco. Non si ricordavano più dov'era l'albero dei regali. Così, un po' stanchi e confusi, approfittano di una panchina per riposarsi un po'. Dacia e Alberto non sanno se andare a destra o se andare a sinistra o forse dritto. Vabbè. Provate a chiedere a quel signore lì. Ma scusa, puoi alzare i piedi per favore? Alza i piedi, alzali su così. No, devo passare sotto, devo pulire sotto. Anche tu. Buongiorno, che ci fate qua appollaiati come dei polli su una panchina? Lo so, ci sono tanti motivi per stare su una panchina. Purtroppo io devo pulire tutto il parco. Vedete, la gente me lo mette in disordine ogni volta. Guarda, guarda lì, guarda, c'è una foglia. Tienimi la scopa un attimo, per favore, grazie. C'è una foglia verde. Tu devi stare con le foglie verdi, devi stare qua. Fate una cosa, invece di stare lì come dei polli, aiutatemi, dammi la scopa che la posiamo qua. Aiutatemi allora, le foglie gialle vanno con le foglie gialle, le foglie verdi vanno con le foglie verdi, le foglie marroni marce vanno con le foglie marroni marce. Forza su, pedalare! Oh, che fatica! Ecco, così, così. Sì, ma con un po' più di... un po' più veloci. Guarda, stai attenta, che guarda che c'è un ciuffo di erba che io lo pettino tutti i giorni. Lo pettino e gli metto lo shampoo, tu lo pesti, insomma, Ah, grazie. E qua c'è una cartaccia. Prendi la cartaccia. Ce n'era due. Una lui, una lei. L'andate a buttare nella spazzatura, grazie. No, non lì, da quella parte, perché lì c'è la plastica, di qua c'è la carta, sennò poi io mi devo infilare dentro al cassonetto e sto fino a mezzogiorno il giorno dopo perché casco dentro. Ah, bene, che cosa volete? Che cosa? L'albero dei regali. E cosa sarebbe l'albero dei regali, scusa? È un albero fin lì? E poi che fa quest'albero? Ah, un albero che regala i regali, certo. Secondo me voi siete caduti in una pentola di grappa da piccoli. Non lo so dov'è l'albero dei regali, però avete 5 minuti, poi io chiudo il parco. Potete andare di là, cercare il vostro albero dei regali e se vi trova il vigile, fra 5 minuti vi porta a casa per le orecchie. Arrivederci. E così Dacia e Alberto non hanno ancora trovato l'albero dei regali. Grazie, tornate pure a posto. Ma Dacia e Alberto non si arrendono e continuano a cercare. E allora vedo Alberto, vieni, e Dacia. Dacia e Alberto, ecco, Alberto si rimettono Dacia in ricerca. Ma e come mai Dacia scende sempre di... Vabbè. Allora, Dacia e Alberto vanno finalmente verso il parco, possono trovare l'albero dei regali. Cominciano a camminare, cammina, cammina...
a un certo punto sentono uno strano rumore. Oh, salve bambini! Che fate per il parco da soli? Cerchiamo l'albero dei regali. L'albero dei regali? Oh, certo, io so dov'è. Ah, no? Ma voi sapete chi sono io? No. No? Io sono la peregina. Conoscete? No. Non sai cos'è una peregina? Ah, ecco. Noi api facciamo il miele, ma ultimamente con tutto questo traffico e tutto questo inquinamento che fate voi, abbiamo molta difficoltà a fare il miele. Quindi adesso, se voi mi aiutate, io aiuto voi. Mi aiutate? Lui no, via Ale, niente miele per mai più. Tu? Sì? Molto bene. Allora fatemi vedere se avete delle ali. Procuratele, forza. Voglio vedere le ali di tutti. Fatemi vedere le ali. Apetta? Apetta cara, torna a sederti con le altre api. È di un altro alveare, poverina. Torna laggiù, per favore. Grazie. Allora, fatemi vedere le vostre ali, fatemi vedere come svolazzate. Molto bene, ma non si svolazza mica a caso. Non posso parlare. Si svolazza in cerca di fiori. Pronti? Via. Trovati! Quando li troviamo? Quando li troviamo è facilissimo, bisogna prima di tutto prelevare il polline, è preparatissima Dacia, preleviamo il polline, scuotiamo il polline e aspettate, prendo questo grosso recipiente in cui possiamo versare il polline e di nuovo prelevare, scotolare e versare e prelevare, scotolare e versare e prelevare e scotolare e versare e prelevare e scotolare e versare e prelevare e scotolare e versare e prelevare, scotolare. Basta? Basta, hai ragione, pieno, basta. 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 Basta, basta, basta. Grazie, voi avete aiutato me. Portiamo indietro il miele. Ecco, piano cara Dacia, se aveste bisogno di miele, è qui, prendetene pure. Gratis? Certo, l'avete fatto con me, certo, gratis. Allora, l'albero dei regali è due zigzagate a destra e il campo di fiori a sinistra. Chiaro? Ma fate attenzione a Giuseppe. Chi è Giuseppe? Ciao, sono Giuseppe. Ma che bello, sono l'orso Giuseppe. È bello vedere dei bambini, non ne venivano più da tanto tempo qua. Dei bambini, a me piacciono i bambini. In padella. Ma che bello, guarda che bei braccini. Guarda che bel braccino anche lì, guarda. Guarda che bel braccino. Scusami, puoi passare il pepe che c'è lì per piacere? Grazie, grazie, sei molto gentile. Ecco, ci metto un po' di pepe perché è buono così. Ti piace a te? No, a me sì. Ma cosa ci fate qua? Lui non lo sa. Come vi chiamate? Alberto. Alberto? E Dacia. No, mi piace sempre sapere il nome di quello che mangio. E cosa cercate dentro al bosco? L'albero dei regali. Ah, lo conosco. Peccato che ho una fame io. Scusate, adesso buon appetito, io mangio. Ah, non vuoi che ti mangi il braccino? Poverina. Certo che se aveste un po' di miele. Hai dimenticato il sale.
ho dimenticato il sale, no, il sale l'ho messo, ma se tu avessi del miele io non dovrei mangiare il braccino della tua sorellina. Tu conosci la regina? La peregina? E sai dove trovare il miele della peregina, che lei me lo nasconde sempre e dice che glielo rubo? Dove? Dietro di te. Dietro di me, allora vanmene a prendere un barile. No, ti aiuta lei. Vediamo. Miele? Miele! Miele! Guarda! Ma non importa! Miele! Ancora! Due barili, grazie ancora! Veloce! Ah, che buono! Mi fa sempre ubriacare un po' il miele! Bene, grazie! A che cosa volevate, scusate? L'albero dei regali? Dovrebbe essere di là, o forse di qua, o forse lassù, o forse laggiù, non me lo ricordo più. Arrivederci. E così l'orso Giuseppe, ubriaco di miele, non aveva dato l'indicazione per l'albero dei regali. Ma facciamo un applauso a Dacia e Alberto, grazie, tornate pure a sedervi. E così Dacia e Alberto, c'è Dacia, vieni. C'è Dacia. E c'è Alberto, guarda. E guarda. Alberto. Guarda Alberto. Alberto con la non giacca. Non demordono e continuano a passeggiare per il parco, che oramai, dato che era buio, sembrava più un bosco. Ma voi siete coraggiosi? Sì. Sì, molto bene. Perché adesso di coraggio ce ne vuole. Sta scendendo la notte e nel bosco si sentono strani, stranissimi rumori. Ma è una moto, secondo te? Una moto? Sarà una moto? Scusate, mi aiutate a riaggiustare la mia moto. Chi siete voi? Alberto. Alberto? Dacia. E Dacia, che ci fate dentro il bosco? No, perché qua siamo arrivati nel bosco. Ah sì? L'albero dei regali. Lo conosco, allora ve lo dico dove sta l'albero dei regali, però prima mi aiutate a spingere la moto, a farla ripartire. Allora tu vai di qua e tu vai di là, no, tu vai di qua, spingi, io salgo. Sì, ma sei buono a nulla, devi andare lì dietro, Dai una spinta. Dai una spinta, più forte, più... Ma no così, scusa, però allora, aspetta, sapete cosa potete fare? Se andate a chiamare Lupetta, di venire qua, conoscete Lupetta? No, Lupetta è la mia ragazza, Lupetta, perché io sono Lupetta. Se andate da Lupetta e portate da Lupetto Lupetta, poi io vi dico dove potete trovare l'albero dei regali. Siete d'accordo? Sì? Bene, allora andate, io intanto questa la spingo nel garage. Ah, e state attenti al papà di Lupetta, al lupo. Oh, come vorrei che in questo momento due bellissimi bambini suonassero alla mia porta. Oh, due bambini hanno suonato alla mia porta, andiamo a vedere. Chi è? Dacia e Alberto. Dacia e Alberto, aspettate che... Ma chi vi manda?
Lupetto mio, aspettate che vi apro. E trichiti trichiti track. Venite dentro, prego. Scusatemi, ma vieni qua, Alberto. Alberto, senti, ma che fate in giro per il bosco tutto da soli, voi bambini? Stavamo cercando l'albero dei regali. Ah, state cercando l'albero dei regali? Io so dove posso aiutarvi. Però dobbiamo andare da Lupetto prima. Sì. Ah, dobbiamo fare Lupetta! Piano. Perché se si sveglia mio papà, siamo finiti. Lupetta! Sì, Lupetta! Sì, papi! Ah, che ho sentito delle voci. No, è la radio. Non sarà mica quel disgraziato di Lupetto di nuovo? Ma no, non lo vedo più quel disgraziato. Ah, vieni qua, vieni, Lupetto. Sì, arrivo, papi. Vieni, Lupetto. Piano, vieni che mi aiuti a alzare. Che cos'è? E mi rovini lo smalto, si papi. Mangia? No. Ma che si mangia? Si dai, è per farsi è bella, un no? Momento. Dai. Ehi, non vedo niente, buio. È aprite meglio. Le finestre. Continua a dormire. Aprite le... Ah no, è il cappello. Che ti è? Che cos'è? È lo smalto che puzza, va. È lo smorto? Sì. Che schifo. No, però io sento un odore buono. No, no, ti sbagli. Sì, lo sento. No, no. Lo sento di qua. No, no, è no. È di qua. È di qua. Lo sento sempre più forte. Lo sento sempre più forte. Guarda, ma che bel regalo. Si mangia. Ma non che mangio, bello. Si mangia. Adesso no, li no, mettiamo. No. Guarda, ce n'è un altro. No, ma non si mangiano questi, eh. Ma non si mangiano, no. Lupetto. No, io le prendo e me le mangio tutte a no, partire papi, dall'orecchia. Papi, non si può. Guarda com'è secco. Devo metterlo in ammollo per un mese o due. Togliti, Albè. Bravo. Guarda invece no. Lei che ce la mangiamo per spuntino. No, no. Papi, no. Lei è amara. È amara, devo condirla bene con tutto il sale e le erbette. Sì, ma sempre non si può così mangiare va così. A finire. Allora io finisco il riposino 5 minuti. Eh. E poi mangiamo. Sì, dopo, papi, dopo. Non ti preoccupare che non te mangiamo. Adesso... Ci vediamo dopo nello stomaco. Buonanotte. Dormi papino, dormi carino, fai la nanna. Lupetta? Che è sto rumore di porta? Lupetta! Ormai siamo fuori, non ci può più fare niente. Venite qua. Dov'è che sta Lupetto mio? Perché mi avete detto che mi portavate da Lupetto. Sì? Di là? Di là? Oh, carino, fammela chiamare. Togliti quell'affare, non si capisce? Ah già, scusa. Scusa, Lupetta, ce l'hanno fatta. Ciao. Guarda, sembravano dei buoni a nulla, invece Senti, Alberto, vieni qua. Che adesso io e Lupetto vi diciamo dov'è l'albero dei regali. L'albero dei regali è là. Là. No, Lupetto. No, è... No. L'albero dei regali è là, là. No. Sì, ah, no, sì. E dove ci siamo innamorati? Ah, e dove ci siamo innamorati? Te lo ricordi, no? Sì, sì. Dove ci siamo innamorati? Sì, sì, me lo ricordo. L'albero dei regali è là. E i due fratelli? Facciamo un applauso a Dacia e Alberto. Alberto e Dacia. Li ringraziamo. Grazie. I due fratelli se ne vanno verso il viale dell'albero dei regali. Guardalo lì. Guardalo. Il Dacia dov'è? Guardalo lì. Ecco la Dacia, guarda, vieni. Guarda che ho trovato Alberto. Dov'è? Dov'è? Ah! Piano, piano, no, tu rimani ecco. Là. Questo era il figlio di Alberto, però... Ecco. Bene. Alberto e Dacia... Se ne vanno verso l'albero dei regali, che è esattamente dall'altra parte. Cammina, cammina. Alt! Dove
credete di andare voi due bambini di soli di notte nel parco? All'albero dei regali? Sì. Ah certo, come no? Datemi le mani, ma non queste, queste. Venite qua, io adesso vi riporto subito a casa da vostra madre. Controllare il mio mestiere subito. Finito il palco. Subito a casa vi riporto. Vieni qua, Alberto, che ti è successo? Subito a casa vi riporterò. Chi è? Chi vigilessa è con bambini. Principessa coi bambini. Vigilessa, vigilare il mio mestiere. Scusi, vigilessa, stavo sognando. Un momento che controllo. Ah, che bel cappello. Grazie. Che vuole? Le ho riportato i suoi figli, signora. No, i miei figli si chiamano Alberto e Dacia e sono in camera in punizione da stasera, sì. Peccato che Alberto e Dacia sono proprio qui. Un attimo che apro, le spiego tutto. Un momento. No, no, la sicurezza prima di tutto. Ah, no, che c'è i ladri, eccomi. Buongiorno, buongiorno. Salve, buonasera. Buonasera, buonanotte, buonanotte. Buonanotte a lei, buonanotte. I miei figli sono in camera, sono in camera. E questi qua cosa sono? Oh cielo, i miei figli fuori di casa, i miei figli fuori di casa. Oh, i miei figlioli, venite in casa. Grazie, signor vigile. E grazie, grazie, vigilanza. Arrivederci. Controllare il mio venite mestiere. Qua. Venite subito qua. Che cosa ci facevate fuori? Di nuovo? Di nuovo a cercare l'albero dei regali? No, ma io adesso sono... Ma come avete fatto uscire? E chi vi ha aiutato? Un ladro, lo sapevo io. C'è i ladri, domani metto una terza porta. E poi l'avete trovato? No. Non l'avete trovato perché non esiste l'albero dei regali. Ah, esiste? Allora adesso mi sono stufata. Mi sono stufata proprio. Alzatevi, su. Così. Adesso andiamo a vedere questo albero dei regali. Usciamo. Mi faccio un attimo bella perché quando si esce bisogna farsi un attimo belle così. Così, perfetto. Aiutami un po', aiutami un po'. Tu che sei già una signorina, così. Ecco così. Sono bella? Grazie, grazie. Adesso datemi la mano. Datemi la mano. Apri la porta, sennò come facciamo a uscire? No, era dall'altra parte la porta, non la impari mai, ecco. Dammi la mano. Andiamo al parco. È rosso, aspettiamo. No. Non c'è nessuno, passiamo lo stesso. Forza di qua. Da che parte si va? Eccoci al parco, attenti alle pozzanghere. Guardate che schifezza, tutto pieno di fango, pieno di cacche. Di qua, di là. Da che parte dobbiamo andare, Alberto, Dacia? Non lo sappiamo. Come non lo sapete? Allora andiamo di qua. E poi andiamo di là. Attenzione, attenzione. Cos'è? Ah, è là. Ah, questo è l'albero dei regali. Ah, questo sarebbe l'albero che parla. Ma certo. Buongiorno, signor albero. Non parla. Infatti non parla. Adesso venite con me tutti e due. Vi prendo e vi riporto. Ciao, Alberto. Ciao, Dacia. Smettila di fare finta di fare la voce dell'albero, perché, Perché non parla quest'albero. Non parla. Parli? No. Certo che parlo, signora. Sono un albero parlante. E aiutate vostra madre. Sì, è svenuta, povera mamma. Signora? Oh, cielo! Ho sognato che c'era un albero che parlava. E invece, per fortuna... C'è un albero che parla. Signora, su che si rovina il vestito, era così elegante. Oh, cielo! Signora, oh, cielo. Tutto oh, cielo. Bene? È l'albero che parla, è l'albero che parla, venite qua. Non dicevate le bugie,
Bravissimi! Adesso però ho una bellissima idea, signor albero. Ho proprio giusto qui nella borsetta una bella motosega! Tagliamo l'albero e ce lo portiamo a casa e così ci avremo regali per tutti i giorni di tutto l'anno. Fatemi spazio. Perché fate quelle facce? Non volete che io tagli l'albero? La mamma di Alberto e Dacia deve tagliare l'albero? No. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Chi dice sì? Certo lo deve tagliare. Lui dice sì, lo taglia, poi lo vendono alla televisione. Alla televisione? Non fanno più l'albero azzurro, fanno l'albero dei regali. Ah, no. Ma dobbiamo tagliarlo quindi quest'albero? No. No? No. E perché dite no. di no? Perché no? Lei dice se si taglia l'albero poi muore. Poi muore, lei invece dice? Girati di qua. Dice la stessa cosa. Ah, vedi. Invece c'è lui che dice, cosa dice? Lui dice devi portarlo in casa così hai sempre regali ogni giorno. Ma se poi è morto non fa più regali forse. Forse sì. Cosa ne pensate? Lui dice no. Dici no? Perché no? Perché non è giusto. Lui è un uomo tutto d'un pezzo. Assolutista. Non è giusto. Non è giusto. E invece tu cosa dici? No. Tu dici no. Non si taglia l'albero. Non si taglia. Insomma, noi non sappiamo. Non lo sappiamo. Come finisce questa storia. Se l'albero viene tagliato o oppure non viene no. tagliato. Ma forse il finale di questa storia potete scriverlo voi. Ma quello che noi sappiamo, di sicuro, è che facciamo un bel applauso a Dacia ad Alberto e a tutte le Dace e tutti gli Alberto che si alzano in piedi, fanno un bel inchino, bravissimi. Ecco, un bel inchino, grazie. E per salutarvi vi cantiamo la canzone che adesso la sapete anche voi, perciò la cantiamo insieme. Siete pronti? Sì. Ce l'avete la lingua? Sì. Fate vedere? Ha mangiato aglio stamattina sì. di colazione. Allora siamo pronti? Vorrei una palla un po' rotonda per poi giocarci fino a notte fonda. Vorrei una Barbie un poco bionda per poi gettarmi con lei nella mia onda. Tutti insieme. Vorrei un giocattolo un po' così. Lo chiedo all'albero, magari dice sì. Battiamo Vorrei le mani. Un giocattolo, un po' cos'ha. Lo chiedo all'albero, magari lui ce l'ha. Vorrei un trattore molto gigante, con un motore ed un gancio luccicante. Vorrei un mostro sauro, che si mangiasse anche il mio compagno Mauro. Vorrei un giocattolo un po' così, lo chiedo all'albero, magari dice sì. Vorrei un giocattolo un po' cos'ha, lo chiedo all'albero, magari lui ce l'ha. Tutti insieme! Vorrei un giocattolo un po' così, lo chiedo all'albero, magari dice sì. Vorrei un giocattolo un po' cos'ha, lo chiedo all'albero, magari lui ce l'ha. Grazie! Grazie! Grazie a tutti per essere stati qua con noi oggi e insieme all'albero dei regali. Ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ciao. Grazie a tutti. Grazie al Teatro Ragazzi per aver partecipato per voi. Un altro applauso, ragazzi, dai. Grazie. A seguire subito un altro evento però dedicato alle scuole superiori con l'Osservatorio sull'usura del Consiglio regionale del Piemonte. Quindi vi invito a sedervi per il nuovo evento. Grazie. Grazie a tutti i ragazzi, potete accomodarvi. Ve lo consiglio perché è veramente interessante. Grazie ragazzi.
Accomodatevi pure per questione qualche minuto e partiamo. E adesso glielo faccio dire perché può darsi che serva.